danno è stato per il Combat Team Alassi? Allora, noi veniamo fortunatamente da esperienze anche internazionali importanti. Il Covid sicuramente ci ha precluso esperienze all'estero alle quali eravamo sempre abituati. I miei ragazzi fortunatamente hanno vinto titoli anche importanti all'estero, per cui col Covid questo è venuto a mancare. Però ti ripeto, si riparte già. Abbiamo alcuni atleti che si giocano sia qui il titolo italiano, sia nei prossimi eventi altri titoli dei professionisti, per cui le occasioni cominciano a esserci, c'è ripartenza anche in questo senso, e noi ovviamente come team puntiamo sempre al top, all'alto, per cui non solo a livello italiano, ma speriamo che presto potremo tornare a competere in Europa. Vogliamo fare i nomi degli atleti big della tua società? Certo, allora io ho Dragos Dubko, che è un atleta ha combattuto a Bellator vincendo ed è campione europeo professionisti di K1. Ho Vittorio Germano, che è un atleta che ha vinto e combattuto a Glory, è stato più volte campione italiano. Stefano Fanelli, altro campione del mondo professionisti. Giovanni Spanu, che è anche lui ex campione italiano e prossimamente si confronterà per riprendersi la cintura di campione italiano il 26 di giugno. Sarà in competizione proprio per cercare di vincere il titolo italiano professionista. C'è il vertice, ma c'è anche la base, c'è attenzione a promuovere le discipline. Sì, c'è entusiasmo anche nelle giovani leve. Fortunatamente anch'io in palestra ho dei ragazzi che promettono bene, vedo, diciamo, il seme della competizione e del puntare in alto. Sicuramente ci saranno soddisfazioni. I campionati italiani rappresentano il top, però ci sono altri obiettivi che ti sei posto per Combat Team Alassi per questo 2021. Allora sì, io avevo un atleta, sempre Giovanni Spanu, che combatteva nel format Fight Clubbing, sempre di Feder Combat, nel quale si giocava il titolo intercontinentale Waco Pro. Purtroppo per problemi legati al Covid non ha potuto disputare la finale, ok? Per cui il nostro obiettivo è l'anno prossimo puntare al titolo intercontinentale Waco Pro proprio attraverso il format di Fight Clubbing.